Oggi sono con un attimo, da dove lo guardo? Lo vedi da qua? Di qua, Michele di Miva! Ciao lassù, ciao Ufi, ciao Vega, che è cascato? Qualcuno, è arrivato un intruso. Siamo direttamente dal prato del cosplay a Pisa, come vedi, vedi Luca, guarda che panorama meraviglioso agreste. Cosa fa lui qua? Ma sto cercando di scoprire se sono allergico all'erba planetaria oppure no. Per ora sta propendendo per il sì. Si sta preparando psicologicamente per il concerto di oggi al cosplay. Come si sta nei Miva? Cosa fate? Ehi, ciao amico dei Miva! Tu sei un amico dei Miva? I Miva? Uccidetelo? Sta soffrendo? Ciao ragazza, sei amica dei Miva? Diti sì? Guarda come balla la nostra cubista! Ammazza ragazzi, abbiamo anche la cubista, cosa si vuole di più? Giorgio non ce l'ha, noi sì, abbiamo la cubista! Mi ci metto anch'io, Oh, dopo devi venire sul palco insieme a noi, Ok, Luca, te la devi riprendere, ok? Ragazzi. Ci sto! Vai. Allora viene Tatiana sul palco e balla così. Ok? Il disco! Ragazzi, non c'è più religione. Per piacere, andate su www.musicraiser.com perché così darete una mano ai Miva a fare il terzo CD, ragazzi. Terzo, andate lì, ci regalate i vostri 15 eurini e noi siamo contenti. Potremmo arrivare così al 100% e facciamo finalmente il terzo. Cosa c'è nel disco? Allora, sarà un... Soldi? Sì, sicuramente tanti cioccolatini per voi che lo comprerete qui nei dentini nuovi. Praticamente il disco sarà uno scontro generazionale tra gli anni 80, 70 e 80 e gli anni 90, 2000, capito? E quindi sarà un po' come dire un confronto, uno scontro tra, che ne so, Goldrick contro Goku, alla mardate nei denti e pallate nei gengive, capito? Questo è un po' il concetto. Ricordo musicraiser.com, se non ci aiuti veniamo a prenderti a casa. Io ho un po' di sangue alla testa. Io ho la testa al sangue. Che si deve fare ora? Ci salutiamo. Ciao Pokémon! Yuhuu, viva! Ciao amici! Thank you.
stiamo volando, anzi sta volando perché è un gabbiano, anzi in realtà è Daniela, responsabile dell'associazione Il Gabbiano. Abbiamo anche il gabbiano, vero? E io sono uno dei gabbiani del gabbiano, appunto, perché il gabbiano è il gabbiano Jonathan Livingston da quel romanzo bellissimo. Allora, siete reduci da questo musical molto bello dedicato al telefono azzurro, abbiamo visto alcune immagini, ecco, raccontateci un po' com'è nata questa idea. Allora, l'idea è nata da Michael Pandolfi, l'ideatore del Cusplay, che mi ha detto: ci è piaciuto quel pezzettino che avete fatto l'anno scorso insieme a Clara e Serena, perché non fai uno spettacolo intero? Lo dedichiamo al telefono azzurro che è sempre presente. Ho detto: va bene, che facciamo? Andiamo a spasso tra i cartoni animati, che il nostro sogno è quello di andare dentro i cartoni animati. E da lì è nata l'idea. Chiara Aurora Gagliano, che è un recentissimo acquisto della nostra associazione, acquisto per modo di dire, ha buttato giù il testo, abbiamo trovato terreno fertile presso la compagnia ATS, hanno dei corsi per bambini, qui c'erano dei bambini che già hanno sperimentato lo stare sul palcoscenico, infatti sono stati bravissimi, e unendo le forze, Associazione Il Gabbiano, Associazione ATS e Associazione Sala Cabula, che ha curato la parte delle mascotte e del trucco, insieme agli A Tutta Battuta, che sono stati il coro, è nato questo spettacolo, Spastoons, a spasso tra i cartoons. Sì, io no, scusa, perché avevo un attimo un po' di confusione guardandoti, perché non ho capito, tu mi hai detto che sei un gabbiano, però... Sicura? Perché vedo che hai lo scettro di Sailor Moon. Ho lo scettro di Sailor Moon. Non sei, cioè non è che sei un gabbiano che imita, no. No, questo l'ho preso in prestito da una mia amica carissima, che anzi saluto, che si chiama Lucrezia detta Lupina, che mi ha prestato questa meravigliosa cosa, perché noi abbiamo passato la nostra infanzia con Sailor Moon. Quindi quando lei mi ha chiesto: dovremmo inserire un cartone animato con qualche protagonista femminile, e quindi dare l'idea, insomma, che fosse tutte le parti fossero giuste, perché c'erano sia maschi sia femmine, erano perfettamente bilanciate, ho detto Sailor Moon, senz'altro, io non faccio questo programma se non c'è Sailor Moon. Quindi... Ma avete trattato tanti cartoni animati in questo musical, posso chiederti qual era il tuo preferito tra questi di cui avete parlato? Allora, dipende dall'età, perché quando ero piccola, Fiorellino, Sailor Moon non esisteva ancora. Quando sono diventata più grande, sui 13 anni, Sailor Moon assolutamente, adesso è Capitan Harlock, quindi ho messo, ecco, lei ancora capitan. Io mi sono commossa a sentire il pezzo dell'ocarina di Capitan Harlock, ti giuro, da pelle d'oca, l'abbiamo messa apposta. Poi tra l'altro lei ha scritto la parte finale di Capitan Harlock, che è un po' un messaggio un po' per tutti, non solo per i bambini, cioè cerchiamo di darci da fare per questa terra, perché sia migliore, perché possiamo tutti essere migliori, sia nei confronti dell'ambiente che nei confronti appunto dei bambini, che è la cosa che poi ci stava particolarmente a cuore. E Capitan Harlock ha un po' incarnato questo personaggio che lotta per la pace, in fondo. Lotta per l'umanità, lo diciamo anche con la sigla, e quindi grazie, perché ovviamente abbiamo parlato di divertimento di cartoni, però il tema era più che serio, appunto dedicato al telefono azzurro che conosciamo tutti per il grande impegno e soprattutto la missione che porta avanti quotidianamente. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Voliamo, ciao. Ciao gabbiani. Michele, Alberto e Giordana si sono appena esibiti con il live dedicato a Final Fantasy, conosciamo tutti ormai, anche i non addetti ai videogiochi, perché è credo uno dei più famosi e dei più amati in tutto il mondo, vero?
Assolutamente, è una saga leggendaria oramai. Che tra l'altro ha spopolato non solo come videogioco ma anche come colonne sonore. Infatti esistono cover band e come voi, gente che appunto mixa dal palco. So che insomma è andata molto bene. Come nasce questo vostro gruppo dedicato al Final Fantasy? Ma quel gruppo dedicato al Final Fantasy, diciamo che è nato esplicitamente per il cosplay di Pisa, da un'idea che è venuta principalmente da Michael di creare un evento del genere, e l'idea era quella di creare un mix di immagini e audio video dove poter insomma dar nota alle musiche di Nobuo Uematsu, che è praticamente l'artista dove ci siamo dedicati a fare del nostro meglio, e in chiave rivista un pochino più elettronica, e fare un mix audio video su questa cosa. Poi la parte tecnica la lascio un pochino più a Alberto, che è stato quello che ci ha messo un grande impegno per fare questa cosa. E giustamente, come in tutti i gruppi, ognuno aveva il suo ruolo, giusto? Sì, vabbè, diciamo che io e Michele ormai ci conosciamo da tanto e abbiamo collaborato anche per altre cose, altri progetti, quindi diciamo è stato lui a chiamarmi per fare insomma questa sorta di remix più elettronico, diciamo rivisitare dei pezzi che comunque sono diciamo la storia di qualsiasi giocatore, quindi niente, ci siamo messi un pomeriggio, abbiamo provato a scaricare dei pezzi, abbiamo iniziato a mixare e il risultato è venuto, e poi si è aggiunta Giordana e... Che? Sì, che io, essendo una visual joker, mi sono occupata della parte video, per cui quando i ragazzi mi hanno chiamato e mi hanno proposto questo progetto, ovviamente sono entusiasmato tanto, perché Final Fantasy ora magari lo conosco, non ho giocato a tutti gli episodi della saga, qualcosa sì, poi comunque in casa, fratello più grande, insomma famiglia, quindi sempre ho avuto un po' a che fare con Final Fantasy, per cui mi sono aggregata più che volentieri, occupandomi appunto della creazione di contenuti video in relazione ovviamente poi alle tracce selezionate da loro. Quindi ognuno aveva proprio, come dicevo, un ruolo creativo, tecnico e video, però sicuramente vi accomuna, oltre all'amicizia in questo caso, anche appunto la passione del video. Avete mai giocato uno contro l'altro insieme? No, insieme, cioè sì, ora in pratica. Ognuno è stato un personaggio, abbiamo praticamente cavalcato i pezzi lungo tutte le serie. Mi sembra che il risultato sia stato abbastanza appagante, insomma.